C'è anche lui qui, nonostante non sia fisicamente presente. Alex Zanardi, il campione coraggioso che la staffetta tricolore giunta ieri nella città di San Pio ha messo duramente alla prova. Alex Zanardi è una persona eccezionale, è un testimone di vita oltre ogni limite, oltre gli ostacoli, di vita, di vitalità e di resilienza, di gioia, di amore per la vita. E grazie a lui, se molti di noi, molti atleti con disabilità, si sono finalmente avvicinati allo sport. E hanno trovato nello sport un motivo in più per andare avanti, oltre la disabilità, oltre le difficoltà. Io sono enormemente grata per questo, per il progetto di Obiettivo 3. Il capitano non si arrende, ora più che mai quel messaggio di rinascita attraverso lo sport, finalità di Obiettivo 3, passa attraverso l'Italia e passa nelle menti e nei cuori. Ha un'idea un po' così nata in una sera. Durante il periodo del Covid, ci siamo chiesti se non fosse bello, ci siamo sentiti responsabili come atleti paralimpici di dare l'esempio, di dare il buon esempio di come ci si rialza dopo una caduta, no? Il Covid è stato un momento difficile per tutti e abbiamo scelto di fare questo giro a staffetta, ogni atleta ha fatto un pezzo di strada, io ho scelto di fare queste tappe. E ci siamo sentiti la responsabilità, insomma, di portare questo messaggio positivo. Adesso più che mai vogliamo andare avanti dopo l'incidente avvenuto qualche giorno fa ad Alex, per testimoniare con la nostra vita, come lui fa con la sua vita, che è possibile andare oltre le difficoltà. In un momento particolarmente difficile, Obiettivo Tricolore vuol rappresentare l'Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare insieme. Le difficoltà vengono superate con una forza d'animo che poggia anche sulla fede. Ha già pensato cosa chiedere a San Pio? San Pio mi legge nel cuore, io non ho bisogno neanche di chiedere, il Signore ci legge nel cuore, noi non chiediamo, si compie sempre la sua volontà. Quello che noi vogliamo è secondario, non ha importanza, quello che vuole lui è importante, lui ci legge nel cuore e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Questo è quello che io ho imparato nella vita e lo testimonio con la mia vita perché è veramente così. Per me avere la diagnosi di sclerosi multipla non è stata una cosa facile, però è stato, come dire, mi ha portato tanto bene, anche nelle difficoltà. Quindi vuol dire che Bisogna questo andare Dio voleva per avanti. me, lo accetto. Benvenuti nella casa di Padre Pio, nella casa dei frati. Vogliamo semplicemente fare insieme una preghiera, non solo per questa bellissima iniziativa, ma in modo particolare vogliamo raccomandare l'intercessione di San Pio a Alex e affidare a lui tutte le nostre preghiere e tutti i desideri di bene che portiamo nel cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il viaggio sta per concludersi, cominciato 2 settimane fa da 52 atleti paralimpici in handbike o carrozzina olimpica o semplicemente in bicicletta, come Lucia. Si sono passati il testimone percorrendo 3.000 chilometri in 43 tappe da nord a sud del paese. Domenica 28 il traguardo. Ce la faremo, arriveremo all'EUCA e andremo oltre. Questo è quello che ci teniamo a fare, testimoniare con la nostra vita.